6:30 sveglia. Si parte. Tutti quanti amano il Trentino. Buongiorno a tutti carissimi amici di Happy Bikers. Siamo appena partiti per il secondo giorno e ho seriamente rischiato di non partire, perché ho pensato bene di imbarcarmi subito, immediatamente all'uscita del camping, perché c'era una sorta di cunetta. Scendendo mi si è chiuso l'anteriore e boom, per terra. E qui vi dico subito una cosa molto importante: l'importanza dei paramani in alluminio. La moto è caduta verso sinistra, io avevo le protezioni, non mi sono fatta niente, tutto ok, quindi prima leccata di sulle protezioni, grazie OJ. Seconda leccata di, ma sincera, sui paramani, perché mi si è spelato un po' qui davanti, ma non mi sono fatta niente alle mani, non mi sono fatta niente io in generale. Ha impedito alle leve di spaccarsi, alle leve ovviamente queste sotto le mani. Si è rigato un pelino il carter sotto, un pelino il paramano nella parte di plastica, e tutto questo è finito. Poi praticamente la moto non partiva, non entravano le marce, non riuscivo a capire perché. Invece poi ci abbiamo guardato e praticamente il tastino rosso qui era lievemente spostato di un millimetro, ed è per questo che non funzionava più la mia motina. Ho pensato, adesso ho rotto il cambio e ho rovinato le giornate, porca, in un modo poi molto stupido, perché sono caduta che stavo ripartendo, quindi sono caduta da ferma e non l'ho nemmeno filmato, quindi doppio giramento di coglioni. Però vabbè, facciamo finta di niente, va, andiamo e amen. E quando si cominciano a fare un po' le curve vi riporto qua, va, perché adesso siamo un po' in centri cittadini e cose varie. Poi stamattina è successo di tutto, tipo che ad Iron si è rotto lo zaino e adesso al mio, con dentro sia la roba mia sia la roba sua, quindi cioè ci siamo capiti, no? Vi prego. Qui in mezzo alle curve, nei pressi del lago di Molveno. Dico nei pressi perché non l'ho visto, cioè è già il secondo lago di quest'anno e ancora non ho visto un lago. Bene, sono messa benissimo, direi. Dove si va? Si va verso Molveno, ovviamente. Dove si vuole andare? Verso Molveno. Da Duchina tradisce solo a basse velocità, bassissime, per fortuna. Questa era carina, dai. Sono andata giù. Anche questa, dai. Carina, carina, dai. Non male, non male. E poi arriva Iron, che mi deve dare consigli dopo per migliorare. Fatto che c'è un po' bagnaticcio qua, eh? Non va bene se c'è bagnaticcio. Ma come prende le curve il Duke? Non c'è nessuno. E ovviamente non intendo la mia, intendo quella lì davanti, 1290. Oddio, se ce l'avesse in mano lui sicuramente sarebbe un altro paio di maniche. Siamo ad Andalo, così filmo anche qualcosa per i miei, che da queste parti io ci ho passato la vita.
a fare queste strade, quindi le conosco non a memoria, di più. Ma poi guardate il panorama, ma dove vi porto? Andalo, andale, andale, arriva, arriva. Ah no, è Andalo. Ma guardate che spettacolo, guardate che vallata, ragazzi, cioè è stupenda. Vabbè, il Trentino è rinomato, un po' per tutto questo. Comunque il lago di Mulveno non l'abbiamo visto, non ve l'ho filmato perché non c'era. Fratelli di Duke ovunque, però tutti col 1290, vacca miseria, oh. È una cosa assurda. Ultimo tornante, buono, lungo un'altra volta, vale, hai messo in prima, sei una deficiente. Penso che vi filmerò un po' di curve in silenzio totale, almeno cerco di prenderle decentemente. Siamo in Val di Non comunque, giusto per la cronaca, ma la staffetta non dovrebbe essere qui a dirci che dobbiamo andare verso di qui? Così è, per dire, vabbè, meno male che c'è Iron. Sì, ecco la staffetta. E siamo arrivati a Malé, altra località nella quale ho passato un anno, Malé di lì, delle mie vacanze estive, quindi... No, ma non ci sono mai stata qui! Beh, il Trentino è praticamente la mia casa, la mia seconda casa. Quando ho visto l'itinerario di oggi, praticamente ho detto ok, posso condurre io, ma poi non sono abbastanza veloce, quindi no, per nulla. Dai, ma tutti questi becchiamo oggi, ma che palle! Che sfrangiamento di pelotas! Nuvoletta! Ci rivediamo tra un po'! Lavoro in corso, rafting center, Val di Sole. E vediamo se i miei genitori riconoscono quella chiesetta lì. Molto, molto particolare. Perché, indovinate un po', anche qui ci sono venute in vacanza. Non proprio specificamente nella chiesa, chiariamo bene. Però proprio oggi dovevano mettersi a riasfaltare la strada. La mia gamba non gradisce. Che ci vogliamo fare? Stanno riasfaltando per il Giro d'Italia. Bleh. Grazie per essere un monocilindrico e strapparmi tutta. Se sei a bassissimi giri. Boah, che puzza. Se l'avessero fatto così davanti a casa mia sarebbe stato uno spettacolo. Invece, ne. Guardate che bel fiume. Guardate che bello. Spettacolo. Sono 23 km a passo del Tonale. Quindi mi sa che le stime erano un po' diverse rispetto a quello che mi hanno detto prima. Meno chilometri per fortuna, molti meno. Qui siamo a Comezzadura, tra Di Maro, Folgarida, eccetera. A pochissimi chilometri da Madonna di Campiglio, tecnicamente. Se proprio vogliamo essere precisi, ecco. Ciao! Ecco, già fregata dalla macchina. E che loro superano, ma loro hanno i 600, i 1000, i 1290. E io sono in quinta. Ecco come far spegnere la moto in modo stupido. Gne. Marileva! Siamo a Marileva! E c'è la polizia, quindi non posso fare un tubazzo. Merda! Stava un sorpasso in piena regola qui, molto illegale, eh. Però, ne, non si può. Polizei, polizia. E mo non entriamo in Val di Peio, altro posto dove sono stata, ma andiamo su per Vermiglio, strada che ho già fatto in macchina per andare lì a Passo del Tonale, cosa buona e giusta. E la strada di Vermiglio sinceramente non me la ricordo perché l'ho fatta una volta sola in vita mia. Non so se sia bella, mi hanno detto di sì, mi hanno detto che sembra una pista, però lo scopriremo solo piegando. Pericolo caprioli, no, no, non è il caso, i caprioli no. Poi
Passo del Tonale ha un posto speciale nel mio cuore, perché ci ho sciato tipo fino all'ultima volta che sono andata a sciare, quindi è un amore per me Passo del Tonale, proprio amore, amore puro.